blagoslov nábožných predmeta. Benedizione degli oggetti sacri nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazia, misericordia e pace del Padre, Figlio e Spirito Santo siano con tutti voi. Ascoltiamo la lettera ai Filippesi. Fratelli e sorelle, rallegratevi nel Signore sempre. Ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Benedetto sii tuo Padre, origine e fonte di ogni benedizione, che ti compiaci della crescita spirituale dei tuoi figli. Mostraci la tua benevolenza e fa che, portando questi segni di fede e di devozione, ci impegniamo a conformarci all'immagine del Figlio tuo, Gesù Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Molitva za zdravlje duše i tijela. La preghiera di guarigione. Gospodine Isuse, Signore Gesù, često slušamo kako i Vangeli spesso sentiamo come guarivi molti ammalati che venivano da te. Mi smo danas došli k tebi, Gospodine. Noi siamo venuti da te, Signore. Siamo venuti con le nostre malattie, con i nostri problemi, angosce, difficoltà. Siamo venuti davanti a te, davanti al tuo volto, perché tu possa guarirci, perché tu possa purificarci. O guardaci con il tuo sguardo misericordioso. Tocca il nostro cuore, la nostra anima e donaci una vita nuova. Grazie Gesù.
Gospodine, Signore, tanti vengono da Te e Tu li guarisci. Ma più della guarigione fisica è importante la guarigione spirituale, incontro con Te. Odaj da uvijek čeznemo za Tobom, za Tvojom riječ. Che desideriamo sempre Te, la Tua parola, il Tuo sguardo, il Tuo amore. Dai da Te prepoznaj. Per poter essere i Tuoi veri discepoli, fa che possiamo riconoscerti nella Tua parola e nello spezzare il pane. Abbi pietà di noi, Signore. Grazie, Signore Gesù, perché ascolti le nostre implorazioni, le nostre preghiere che Ti rivolgiamo giorno e notte. Noi uomini siamo deboli e non possiamo da soli. Abbiamo bisogno della Tua mano che ci guiderà in questa vita. Dai da uvijek budemo blizu Tebe. Ma che possiamo esserti sempre vicini ai Tuoi piedi per ascoltarti quando ci parli, quando ci insegni cos'è l'amore e chi è il Padre Celeste. E donaci la guarigione dell'anima e del corpo. Fa che questo sia l'esortazione per noi, per poter ascoltare la Tua parola e vivere i Tuoi comandamenti. Guariscici, Signore. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Neka vas. Voi, vostre famiglie e tutti coloro che sono nella vostra preghiera benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.